che sbariate perché tanto non lo facciamo. È inutile che sbariate perché tanto non lo facciamo. Impossibile, impossibile, ma roba, è impossibile che lo faccia. Marò! Quicia! Quicia! Non ci credo! Non ci credo! Lo sapevo! Lo sapevo! L'ha fatto brutto! L'ha fatto brutto! L'ha fatto brutto! L'ha fatto in zona Mazzarri! L'ha fatto brutto! E dovete stare muti! Muti! Quando parlate dell'unico fenomeno che abbiamo! Muti! Muti! Sciacquatevi la bocca quando parlate di Quicia Quaraschera, diglielo! Non vi sento, mamma mia, ma che gol ha fatto! 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 Fatevi salutare! Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette! Perché non ho le mitragliette? Mamma mia, bravo anche Mazzocchi, ma che gol ha fatto questo? Ma che gol ha fatto? Pop, stuc, stuc! E piglie che sta, Monti Po! E piglie che sta, Monti Po! E piglie che sta, Monti Po! Mamma mia, che goduria! Che goduria! E fatemi twittare! E fatemi twittare! Mamma mia! Sicuramente l'unica doppietta dal punto di vista numerico tra campionato e coppe per Kvaratskhelia, che contro il Verona era l'agosto. Non ci credo, non ci credo. Io l'ho fatto per una questione scaramantica, perché pure contro la Salernitana e Città stessa cosa. Ui, via. Ho iniziato il video in maniera molto simile contro la Salernitana, dicendo tanto non lo facciamo, tanto non lo facciamo. Ma io comunque quanto... Mamma mia, mamma mia. Che corazon, quanto siamo brutti in mezzo al campo, però che corazon. Quanto siamo brutti in mezzo al campo, però che corazon. Però che corazon. Che corazon. Mamma mia, che gol ha fatto qui. Che gol ha fatto qui. Bravo Giovanni Gesù. Mamma mia, ragazzi, mo ci tocca soffrire. Mo ci tocca soffrire. Io pigliamo sto pallone, teniamolo sempre noi. Ma tendo anche la toccata una palla, voglio non lo saci. Non è finita, non è finita, non è finita, ragazzi, non è finita, non è finita, non è finita. Non mi aspettavo di viverli così questi ultimi minuti, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo di viverli così questi ultimi minuti, non me l'aspettavo. Gollini, bravissimo Gollo, bravissimo Gollo, bravissimo Gollo, il portiere titolare del Napoli, Pierluigi Gollini. Il portiere titolare del Napoli, Pierluigi Gollini. Non ve lo dimenticate mai, il portiere titolare del Napoli. Mamma mia, comunque... Parlando della partita, bella palla del Donco. Bella palla, non è bellissima del Donco, non è proprio bellissima. Comunque secondo me daranno autogol, non daranno gol all'Angondri. Ho questa sensazione. Sciacquatevi la bocca pure quando parlate di Jesper Lindstrom. Sciacquatevi la bocca pure quando parlate di Jesper Lindstrom. Entra, assist, siede a terra il giocatore del Verona. Oggi siamo messi male. Siamo messi in maniera veramente orrenda, orripilante. Se difendessimo un po' meglio sarei veramente molto felice. Se difendessimo un po' meglio sarei veramente molto felice. Dai, 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 dai. 5 minuti di recupero. 5 ci stanno, ci stanno. Bravo Mazzocchi. Bravissimo Mazzocchi. Che gol, mamma mia, che arcobaleno. Al 90° minuto, che gol. Voi parlate di questo. E voi parlate di Quicia Quaraschelia. E voi parlate di Quicia Quaraschelia invece di goderveli i giocatori forti che abbiamo. Voi parlate di Quicia Quaraschelia. È da passo pallone. È da fa che sta, che sta da fa. Ma fatelo fare. Ma fatelo fare. Una goccia di pioggia. Una goccia d'acqua, una goccia d'acqua nel deserto. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, noi abbiamo i giocatori forti e li critichiamo. Invece di goderceli i giocatori forti. Invece di goderceli i giocatori forti. Ma di che cosa stiamo parlando? Si è fatto male anche Stan. No. Bravo Giovanni. Maronna mia, maronna mia. Maronna, mi voglio per piacere, voglio bene. Vi voglio bene. Vi voglio bene. Non fai cimicino. No, tutti a inseguire lo stesso uomo che poi ci apriamo come i cazzi. No, 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 no. Non c'è niente, fate i bravi. Tra l'altro rigore non dato al Napoli, questo però. Ma io come siamo messi male in mezzo al campo? Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, ma possiamo soffrire così? Ma possiamo soffrire così?
Ma possiamo soffrire così, mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria, mannaggia che gol ha fatto Kvaratskhelia. Ma che sta controllando? Ma va a fare un culo assordo, eh. Ma va a fare un culo assordo, veramente. Mamma Brea. Mamma del Carmelo. Mamma del Carmelo incoronato. Mamma del Carmelo incoronato. Mettila bene, mettila bene. Vai solo. Vai solo, chi si tira una volta. Vai, Cyril. Vai, Cyril. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, questi sono pazzi, questi sono veramente pazzi, questi non stanno bene con la testa. Questi mi vogliono far stare male. Vai solo, Lindstrom, vai Jesper. Vai Jesper, inventa Jesper. Inventa Jesper. Inventa Jesper, Jesperito. Jesperito questo che si mette a fare i giochetti, anche chissà. Mambro Carmelo, come sei tornato dalla Coppa d'Africa, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bella palla. Fallo? Non è fallo? Guarda, Di Lorenzo, ti ha fatto water praticamente. Fuori gioco, fuori gioco. Chilometrico. 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 Ma questo lo devi chiamare sto fuorigioco. Ma questo si vedeva da un... Ma veramente da un chilometro si vedeva che questo era fuorigioco. Ma di che stiamo parlando? Porca miseria. Mamma mia, mamma mia. Comunque ci siamo fatti fare. Comunque ci siamo fatti veramente fare. Vai Gollo, bravo, a Lucca. A Lucca, vai, così voglio il mio portiere. Così lo voglio il mio portiere. Così lo voglio, così lo voglio. Così lo voglio. Contatto, cioè non generato un rigore a noi grosso quando andano a casa. Ma che contatto è? Ma che contatto è? Ma che contatto è? Si sono intorpicati l'uno nell'altro. Ma che contatto è? Voglio bene. Andiamo a Bri. Mamma mia, che sofferenza. Che c'è effettivamente in area di rigore tra Di Lorenzo e l'attaccante della. Che dice Marelli? La sensazione, qua veramente no. La sensazione è che Di Lorenzo. Bravo Giovanni Gesù. La messa a terra, bravissimo, bravissimo Cyril. Bravissimo Cyril. No, no, qui c'è no. Fai fallo, fai fallo. Fai fallo. Mi fa fallo. Bravo Rachmani. Ci arriva Jesper. Ma che fa? Ha tirato al volo. Ma perché non l'hai stoppata? Perché ha tirato al volo? Stoppala, maledetto. Stoppala, maledetto. Lì fai. Lì sei andato in porta. Che sei tieni il motorino, tieni. Bravo Gollo! Bravo Gollo! Bravo Gollo! Mamma mia ragazzi, comunque non riesco neanche a parlare, non riesco a fare niente in questo preciso momento. Siamo a 94 e 48, mancano 10 secondi alla fine di questa partita. Voi quanto era scontato il gol di Diego, uno che si chiama Diego Coppola, poteva mai non segnarci, Diego Coppola! Cioè chi secondo me è nato proprio, cioè ho visto è nato, in realtà è nato a Verona, ma chi se ne proprio un rompice, cioè padre è tifoso del Napoli e devi fischiare. E devi fischiare? E devi fischiare? E devi fischiare! E devi fischiare! Che tristezza che dobbiamo accontentarci di questo tipo di prestazioni. Bene nel primo tempo, molto male nel secondo, ma ci hanno pensato i gioiellini del Napoli, ci ha pensato Kvicha Kvaratskhelia. Ragazzi, c'è ancora tanto, ma tanto da migliorare. Mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche il G7 Shorts, il mio canale pubblico, teleclip, momenti iconici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!